La Procura di Ancona ha chiuso l'inchiesta sulle presunte spese pazze per 1.200.000 euro del Consiglio regionale fra il 2008 e il 2012, chiedendo il rinvio a giudizio di tutti i 66 indagati, 61 politici e 5 funzionari. L'udienza preliminare è fissata per il 18 gennaio. Fra gli indagati ci sono anche due assessori in carica che rischiano il processo. Si tratta di Moreno Pieroni, del PSI Uniti per le Marche, assessore alla cultura e turismo, e quello all'ambiente Angelo Sciapichetti, del Partito Democratico. I magistrati hanno chiesto il giudizio anche per l'ex governatore Gianmario Spacca, l'ex presidente del Consiglio regionale Vittoriano Solazzi, entrambi eletti con il PD ma poi passati a Marche 2020, l'ex consigliere e attuale segretario regionale del PD Francesco Comi e vari consiglieri eletti nella nuova legislatura. I reati ipotizzati sono peculato o concorso in peculato per spese ritenute non congrue con l'attività istituzionale, pranzi e cene con sostenitori, onomastici e compleanni festeggiati con i familiari, rimborsi chilometrici taroccati, ma anche consulenze, regali di Natale, ricariche telefoniche e stampe di manifesti. Sono migliaia gli scontrini passati a setaccio dalla Guardia di Finanza di Ancona in un'inchiesta cominciata nell'ottobre del 2012 con le prime acquisizioni documentali condotte dalle Fiamme Gialle nei palazzi della Regione. Fra le spese più curiose è quella ormai famosa contestata all'ex consigliere della Federazione della Sinistra Raffaele Bucciarelli, l'acquisto per 16,80 euro di un libro sull'orgasmo femminile.